casa per caso. Ogni giorno mettiamo alla prova la vostra italianità. Io non ho tempo di fare sms, chiamate, ho sempre da fare, quindi... Ecco, ma lei... scusare? No, ma lei il cellulare non ce l'ha proprio, dico? Ce l'ho, però lo tengo a dormire. Ma come a dormire? In che senso? Non lo uso. Allora scusi, lo tolga direttamente, perché se dai il numero a qualcuno e poi non lo usa... No, glielo do. Ah, non glielo dà proprio? No. Allora lo spenga proprio. Ok. No, lei che rapporto ha con il cellulare? Negata. Lei non lo usa proprio? No. Ma ce l'ha lei il cellulare? No, non lo uso. E come mai, signora? Ma non lo uso perché ce l'ho, ma non lo uso. Lei lo usa il telefonino? No. Ecco, come mai, se posso? Tanto quello da casa. No, signore, non sono troppo appassionato. Come mai non lo usa, se posso no, dire? No, non mi piacciono i cellulari. Un sms non l'ha mai inviato, no, lei? No. Un mms? No, nemmeno. Niente. E se va fuori casa, come facciamo? No. Buonasera. Buonissimo. Lei quanti anni... non vivo. Lei quanti anni ha? Ce n'ho tanti. No, è importante perché di solito le persone ci dicono che magari non lo usano per nulla, che... guai, se non avessi quello... Allora, innanzitutto, senti, io sono una donna sola, ma non sola perché sono separata, e quindi i figli sono tutti grandi, sposati, io se non avessi quello... Lei ha uno smartphone? No, non ancora, magari, ma me lo devo prendere a Natale. Ok, perfetto, ma cosa fa principalmente con il cellulare? Fa soltanto chiamate oppure manda anche molti sms, per esempio? Sms, chiamate... tutto. Poi quando c'ho lo smartphone controllo pure internet. Ecco, quindi già naviga anche lei dal cellulare. Ho capito, va bene. Ma ormai mica si può stare a dormire, anche se uno c'ha l'età. Ecco, però non mi vuol dire quanti anni ha. È 70. Ah, 70, ma la sento molto... io avrei detto massimo 50, signora. No, ma guardi, io sono una donna che ha lavorato. Ha lavorato fino a 60 anni. Quindi lavorare fa bene, mi sembra di capire. Mantiene giovani. Il pubblico, sono rimasta così, ma la mia è una famiglia di figli giovani, lei capisce? Bene. Qui tutto... Allora adesso le faccio l'ultima domanda, deve dirmi il modello del suo cellulare. C'è un Samsung. Lei utilizza il cellulare? No, capisco, guardi, sono sorda, cieca e tutte cose, mi dispiace. Sorda e cieca, e come sono tutte? A casa per caso, ogni giorno mettiamo alla prova la vostra italianità.